Sfruttavano donne moldave come badanti senza tutele e con paghe da miseria. L'operazione congiunta della DDA di Potenza con carabinieri, polizia moldava ed Europol ha portato all'arresto di 6 persone, 5 moldavi e un italiano, con l'accusa di far parte di un'associazione a delinquere dedita alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento del lavoro e all'intermediazione illecita. 87 le vittime sottoposte a minacce ed aggressioni ad ogni diniego o mancato pagamento di dazi sul loro stipendio.